Pillola numero 6. Il titolo dice tutto. Niente panico. Che cosa dobbiamo fare quando il mercato crolla? Nei giorni recenti c'è stata una serie di discese nei mercati finanziari. C'è addirittura una voce su Wikipedia del 2020 Stock Market Crash, se volete controllarla. Cerchiamo di capire sulla base indicazioni che abbiamo dato finora, che cosa bisogna fare quando il mercato crolla. Le parole chiave per affrontare questa discussione sono crollo, crollo del mercato, perdita potenziale, asset allocation e market timing. Come potete immaginare, la risposta è sempre abbastanza semplice. Qualche lettura di riferimento su Advice Only per Raffaele Zenti, c'è cioè chi ha paura del crash in borsa su Morningstar, tre consigli per investitori preoccupati, li trovate nelle note del video, ma spoiler, vi diranno le stesse cose che provo a dirvi io in modo semplice. Se quando crolla il mercato bisogna mantenere la calma e non lasciarsi prendere dal panico. Tenere fede al principio, conosci te stesso e conosci la fidanza e reagire di conseguenza. Quello che non bisogna fare è liquidare i propri investimenti, farsi prendere dalla paura e scappare. Perché se c'è uno scopo in queste pillole e l'obiettivo di queste mini chiacchierate, riguarda l'idea di evitare di avere un portafoglio non coerente con le proprie esigenze. Se avete voglia di scappare dagli investimenti e avete paura degli investimenti che avete fatto, vuol dire che avete scelto un'allocazione di portafoglio sbagliata e l'obiettivo di queste pillole è proprio evitare questo fatto. Abbiamo parlato di quella che è l'asset allocation, ok? Voi potete detenere liquidità, obbligazioni, azioni, diverse attività finanziarie. Se in una fase negativa del ciclo vi trovate, o dell'attività economica, vi trovate con una quantità eccessiva di titoli di attività finanziarie che hanno perso valore, questo è il risultato di un errore nelle scelte precedenti. Dunque, bisogna pensarci prima, bisogna conoscere bene le proprie esigenze e avere una allocazione delle proprie attività finanziarie coerente col conosci te stesso. Se avete investito secondo le vostre preferenze, impostazioni e conoscete i rudimenti della finanza, nulla deve spaventarvi nei crolli finanziari. Torniamo alle parole chiave. Perdita potenziale. Quando il mercato cade e vi dico che sono stati bruciati miliardi, è stato quella che si è distrutta è un valore potenziale, ossia se avete dei titoli e desiderate venderli in questo momento, il valore che realizzate è largamente inferiore a quello che avreste ottenuto probabilmente magari ieri prima del crollo. Ma si tratta per l'appunto di una perdita potenziale. Se, come è corretto che sia, avete investito in questo tipo di attività solo risorse di cui non avete un bisogno immediato, potete aspettare, potete evitare di vendere e quindi potete no, semplicemente non realizzare quella che è la perdita potenziale. Le altre due parole chiave riguardano l'asset allocation e il market timing. Market timing significa dire cerco di comprare quando il mercato scende e di vendere quando il mercato sale. E questa cosa è molto difficile, richiede molto tempo e riesce a pochissime persone. Ed è fortemente sconsigliato per gli investitori amatoriali. Dunque, la cosa rilevante è l'asset allocation. Voi dovete ripartire i vostri fondi tra liquidità, obbligazioni, qualunque altra attività, secondo quello che impareremo in queste pillole, ma dovete farlo secondo le vostre preferenze, in maniera che quando crollano i mercati, voi possiate assistere al crollo senza paura e senza alcuna preoccupazione. Riepilogo. Che cosa dobbiamo fare se il mercato crolla? Niente panico. Dobbiamo conoscere noi stessi, conoscere la finanza e quindi il rapporto fra rischio, rendimento e tempo. E se abbiamo un'asset allocation corretta, non c'è nulla da avere paura. Invece, inseguire il market timing è difficile, è rischioso e porta a fare errori e a perdere soldi.
Questo è quanto. Dunque la risposta è niente panico. Nella prossima pillola parleremo di diversificazione. Grazie a tutti per l'attenzione, se avete voglia potete seguire l'account Twitter oppure quello YouTube Massimo Famulano. Grazie.